che tipo di pesca fate? Noi facciamo la pesca delle vongole. Delle vongole? Sì. Con questa barca così sì. grande? Sì. Quindi attrezzata per sì, il posto per la... Ah, quindi anche queste qua davanti sì, sì, con queste paratie, anche le vongole. Sì. Ma fra quanto partite? Adesso. Cioè, aspettate un attimo, semmai ci facciamo dare un passaggio. Sì. Saremo dei vostri tra poco. Ok. E allora è il momento della verità. Abbiamo parlato, siamo al quiz naturalmente senza premi, abbiamo detto che ci troviamo al centro dell'Italia, una regione che ha quattro province, che è ricca di monti, ovviamente c'è il mare, e avete visto c'è anche questo particolare tipo di pesca. È facile, siamo in Abruzzo. Siamo in Abruzzo, ma in particolare sulla costa teramana. Quindi, svelato il quiz, diciamo subito che siamo pronti a partire per un viaggio che ci darà tante indicazioni e tanti suggerimenti, anche per coloro che cominciano a pensare da questo momento alle vacanze estive. E qui ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le tasche. A dopo! A te, Monica! Roseto degli Abruzzi, e questo cielo saranno gli scenari che vedranno la nostra PAN, la pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori, esibirsi il giorno 12 nel pomeriggio alle 17. Sì, sarà una manifestazione aerea organizzata dall'Aeronautica Militare insieme all'Aeroclub d'Italia e all'Aeroclub Volere Volare, che è un aeroclub di Nettuno, dove l'Aeronautica Militare mostrerà quelle che sono le potenzialità della propria forza armata, mostrando quindi le frecce tricolori con i suoi 10 piloti in volo e quelli che sono poi tutte le manovre che fanno parte del programma della pattuglia acrobatica. Quindi 25 minuti di emozione alle 17, come dicevamo prima, ma in realtà la vera manifestazione inizia poi nel primo pomeriggio e va avanti durante tutto il pomeriggio fino appunto al volo della pattuglia acrobatica. Tutti all'insù verso le 17 a godersi lo spettacolo che ci regaleranno le frecce tricolori. A te, Monica! Roberto, quante pecorelle ci sono qui a Monte Pagano? Ce ne saranno 1300 persone. Questa chiesa dedicata all'Annunziata ha una particolarità. I santi con il turbante, diciamo, in sì. abbigliamento turco. Qui i turchi venivano spesso e tentarono varie volte di entrare in... Venivano spesso non per motivi turistici? No, certo, per assaltare il paese. Però furono quasi sempre respinti perché le mura erano 16 metri, non potevano mai entrare. E quando fece la parata d'altare, forse per riecheggiare la paura dei turchi, sì, l'abbigliamento del copricapo era proprio turco. In quei tempi, che si preferiva raffigurare i nemici, nome gli santi con i vestiti dei nemici. Che carattere hanno i Monte Paganesi? Perché si chiama? Monte Paganesi. Sono sempre ospitali come tutti gli abruzzesi, no? Beh, alle volte c'hanno anche le lingue un po' lunghe, no? Biforcute? Io non è che mi manca. Beh, ma nei paesi è così, no? Sì, sì, sì. Un'altra apprezzata località della costa teramana, Roseto degli Abruzzi. Qui praticamente il turismo nasce ai primi del Novecento, ci sono i primi stabilimenti. Oggi
con un lungomare rifatto qualche anno fa, molto frequentato dai turisti. Era un villaggio di pescatori. Ricordiamo con uno studioso del territorio la Roseto di tanti anni. Sì, la Roseto dei pescatori. C'era Vittorio il pescatore che pescava... Una figura emblematica. Sì, tutti lo conoscevano, pescava con la sciabica, un sistema di pesca così tradizionale, poi caricava il poco pescato su una petta, su un tre ruote e andava verso l'interno. E Vittorio era un tipo che non badava a fare soldi, portava il pesce, ce lo dava e poi lui in cambio prendeva il buon vino delle colline teramane di Morro d'Oro qui vicino e così faceva una specie di scambio di carburante, no? Ci portava il pesce e riportava giù il Monte Pulciano d'Abruzzo. Roseto, una splendida cittadina sul mare, ma noi siamo a pochi minuti da un 3000 metri come il Gran Sasso, quindi potete decidere la mattina se andare al mare, se andare al Gran Sasso, passare per le ville teramane e bere il buon Monte Pulciano, anche cioè, un anche buon... Le case Liberty, le ville Liberty. Sì, sono... c'è di tutto, veramente si può venire qui e si tornerà sicuramente qui a Roseto. Principale che ci ha spinti su questa collina sopra Roseto degli Abruzzi a Montepagano è il signor Balduccio che ha aderito al nostro invito a una chiacchierata. Questo formidabile giovanotto è entrato da qualche mese nei 105 anni. 105. Qui Balduccio con i propri figli. Come si chiama lei? Carlo. Anna Maria. E Anna Maria. Che cosa ha fatto nella vita lei? Il sarto. Il sarto. Ma questo vestito lo ha confezionato lei? Sì. Con le sue mani però? Questo l'ho fatto l'anno scorso. Ah, l'anno scorso. Lei oggi, se ha da riparare una giacca o qualcosa, lo fa, sì? Sì, prende l'ago. Sì, come no? Quindi, ma anche, e quando deve riparare qualche bottone ai figli? Sì, ma non dicono che glielo faccio. Papà, vengono, papà, mi ripari questa giacca? Sì, sì. Il mestiere mio l'ho insegnato. E questo senza fare segretezza. Bravo. Agli lavoranti. Bravo. Io l'ho insegnato come lo sapevo. Come si fa? Mi dice una cosa, durante la giornata, uno che ha 105 anni, che fa dalla mattina alla sera? Appena a pranzo, esco, mi faccio una passeggiata, quando il tempo è buono, e lascio da fare, non stare seduto così, e allora, no, quelle uscite, quelle ci bisogna muoversi, lasci da fare, anche se uno non vada a camminare, devi sforzarsi. Lei cosa mangia? C'ha dei piatti preferiti? No, la mia è tutti i giorni. Poi un secondino, un po' di carne, un po' di pesce, un po' di... Vario, variata. Una... Variata, sì. Vino? Eh? Vino? Vino, mezzo bicchiere. Quindi ci vuole rosso, eh? Rosso. Mezzo bicchiere. Rosso. Lei da giovane era birichino? Da giovane era birichino? Beh, sì. Beh, non si può negare, sei giovane, se si incontra, si conosce, che... andiamo in campagna, no, a lavorare, ragazzini, tutti quanti si mettono attorno, io, le cose. Anzi, che facevano, mi guardava dietro la schiena, qua, il collo, mi guardava, ma che bel collo, bel collo. Ma chi dei ragazzini? Sì, c'è, c'è, c'è. Le ragazzine, faccia vedere, effettivamente. Quando si è giovane il collo mostra proprio la virginità dell'uomo. Il collo? Ecco. Ah, quindi a lei dicevano che bel collo che hai. Quello che... Ah sì, mi diceva, ma che bello. Nella vita qual è la cosa più bella? L'amore. Questo è veramente bello. L'amore è tutto.
beati che lo può fare. Locale che è eccezionale. Invece parlavamo delle possibilità che offre questa regione e sono tantissime, perché in poco, in mezz'ora al massimo, si passa dal mare alla montagna. C'è un consorzio. Abruzzo Costa dei Parchi, la neonata struttura, rete di impresa che vede come attori protagonisti le genti, le imprese, il territorio, le associazioni, le proloco con il loro bagaglio culturale, storico, artistico, che poi sono gli attrattori e detengono le caratteristiche, le peculiarità, i nostri punti forti. Adesso, anzi, scendiamo a parlare con gli amici di questo gruppo che lavorano, si impegnano per mantenere viva la tradizione. Ecco, e sulle note di Campagnola Bella, all'insegna delle tradizioni che qui sono molto sentite in Abruzzo. Osvaldo Bevilacqua vi ringrazia per essere stati con noi sulla costa teramana. Ci vediamo la prossima settimana, sempre Rai 2, con Sereno Variabile, con tanti altri luoghi da scoprire. Campagnola Bella, prego, faccio anche al contrario.